Tutti pazzi per Matteo Carrara, così i fans hanno dichiarato il loro affetto al ciclista bergamasco, reduce da una stagione agonistica ricca di soddisfazioni. Siamo molto contenti anche dell'annata appena trascorsa, perché ha fatto dei risultati che erano inaspettati o perlomeno erano chiedevamo qualcosa di bello e ci ha regalato diverse emozioni, a cominciare dalla settimana bergamasca dove è stato protagonista, è stato anche penalizzato, non lo so, io non sono un giudice quindi non voglio entrare nel merito dei giudizi, però secondo me è stato un protagonista e così tutti noi suoi tifosi siamo stati molto contenti. Poi è andato bene come tutta la stagione e ha fatto la ciliegina sulla torta vincendo il Giro del Lussemburgo, dove ha battuto niente meno che Schleck e Armstrong. E penso che lì abbia raggiunto il culmine, dove abbia dato dimostrazione di essere un corridore di spessore che può dare molto ancora, e quindi noi ci aspettiamo nella prossima annata che ci dia altre soddisfazioni sempre maggiori, ma comunque lui non sarà mai solo. Matteo Carrara veste i colori della Vacans Soleil dal 2009 e anche per la prossima stagione il ciclista bergamasco correrà per il team olandese. Obiettivo: partecipare al Giro d'Italia. Sono felice dell'annata passata. Il prossimo anno saremo nelle prime 17 squadre che possono partecipare a tutte le corse internazionali più importanti. Il mio obiettivo è ripetere la stessa identica preparazione dello scorso anno per arrivare al top della condizione per il Giro d'Italia, che passerà qui sulle nostre strade, e spero di riuscire a presentarmi in forma come quest'anno a maggio. Se sarà così ci divertiremo. Con la Vacans Soleil partecipiamo, siamo una grande squadra, l'abbiamo dimostrato già quest'anno. Come dicevo prima, siamo tra le migliori, ce lo siamo meritati. Lo sponsor ha voglia di investire, ha voglia di crescere e quindi noi cerchiamo di dare il nostro meglio per ottenere il massimo. Il Giro d'Italia 2011 è impegnativo, numerose trasferte per toccare più di 60 province e attraversare 17 regioni, ma Matteo è determinato a far bene sfruttando al massimo le sue caratteristiche. Mi sono specializzato sulla salita, sulle salite lunghe, vado anche discretamente sulle salite corte, un giro molto duro e per me è molto meglio perché non sono un gran cronoman. Normalmente dovrei partire come prima spalla a Riccò, però vediamo col corso delle tappe. Grande attesa per l'inedita salita di Ganda che i ciclisti della Corsa Rosa affronteranno nella tappa del 26 maggio. Per Matteo è sede di allenamento quotidiano e sa come va affrontata. Ormai la faccio praticamente quasi tutti i giorni, faccio i miei test su Ganda e è una bella salita, mi piace, i miei tifosi saranno lì a aspettarmi e come faccio normalmente, quindi la bergamasca mi carico e do il massimo. Cercheremo di tenere chiusa la corsa fino alla salita per poi attaccare e vedere di riuscire a inventarci qualcosa. Matteo Carrara non sarà solo, i suoi fans lo sosterranno come sempre. Sono fiero di loro, sono fiero di avere dei tifosi così, sono fiero di avere degli amici così e mi ritengo fortunato già solo per questo.